Cori, esci subito dalla mia cucina. Non voglio che qualcuno venga a conoscenza delle mie ricette fantastiche. Oh, sei un egoista. No. Sì. Non ti preoccupare, Roberta, non ti devi preoccupare. Lo giudicheremo qui e saremo spietati. Sì, signore, voi non giudicherete proprio niente. Io sono un ottimo cuoco e poi non dimenticate che sono un artista. Sì, ma io non ti credo, non ti vado credo. No, lascia stare, non ti muovere, resta qui. Altrimenti si stanca. un momento, arrivo. Che impazienza, arrivo. Prego. Salve. Ciao. Queste mettile in frigo, Ernesto. Benissimo, vanno in frigo. Non è stata un'ottima idea quella di fare una cena tra artisti? Che ne dici, Fabrizio? Siamo inclusi anche noi in questa cena di artisti? Ma io immagino di sì, a meno che non ci sia stato un errore, no? No. Scusa, Luca, e Giuliana? Perché non è venuta? Giuliana ha cambiato gusti, non ama più quei posti che di solito frequentava. E poi... E poi? Se non sbaglio, questa è una cena per artisti. Già. Sì, è andata così. Beh, meno male che hai lasciato l'indirizzo alla proprietaria della pensione, altrimenti non avrei avuto occasione di rivederti. A dire la verità, mi ha molto sorpreso la tua visita, però sono contento. Coraggio, sentiamo. Come hai fatto a scappare da casa Morandi, dimmelo. No, scusa, non mi va di parlare di questo, d'accordo? D'accordo. Ciao, come va? Pensavo di fare molto prima. Mamma, posso presentarti, Giuliana? Ciao, Giuliana. Piacere. Se non hai niente in contrario, io pensavo di invitarla a cena. Almeno avresti potuto avvisarmi. Non so se c'è qualcosa in frigorifero. No, guardi, signora, che ha fatto tutto da solo. Io non posso assolutamente restare. No, non voglio sentire ragioni. Tu sei venuta fin qui, quindi è giusto che ti invitiamo a cena. Dico bene, mamma? Beh, resto solo se tua madre mi permette di aiutarla. E tu cosa ne sai di cucina? Beh... Di solito tutte le donne sanno qualcosa di cucina. E poi per quale motivo un avvocato non dovrebbe saper cucinare? Un avvocato? Ah beh, scusa, io credevo... Pensavo che fosse una tua ex compagna di università. No, mamma. Giuliana è la moglie di Luca. Luca chi? Luca Morandi. Vado a lasciare il cappotto in camera, scusatemi. Ma che è successo? Non è successo niente. Coraggio, accomodati. Perché è così difficile? Se vedi non riesco a mangiare. Non insistere, dai, prendi una forchetta. No, se ce la fanno loro ce la faccio anch'io. Accidenti. Ma loro sono cinesi e tu no. Allora perché vendono la loro roba qui? Beh, perché... Chi sarà adesso? Usa la forchetta, non riuscirai mai a mangiare con le bacchette. Dammi retta. Ciao, tesoro. Ciao. Che sorpresa, non ti aspettavo. Accomodati. Ciao, nonna. Ciao, come stai? Tu hai mai mangiato la cucina cinese? Sì, ma con quei bastoncini che usi tu non ci sono mai riuscita. Nemmeno io. Però prima o poi ce la farò, vedrai, nonna. Sebastiano, ho bisogno di parlarti. Adesso? Sì, si tratta di una cosa importante. Pizza? Sono entrata nella stanza di papà e l'ho trovata lì. È diventata pallida appena mi ha visto. Poi se n'è andata via di corsa. È fuggita. Ma com'è possibile? Non ci posso credere. Sei sicura di quello che stai dicendo? Ah sì, certo che ne sono sicura. Mi ha quasi fatto cadere per terra quando è uscita. Sì, lo so quello che stai pensando. Però anche se bevo qualche bicchiere di troppo, sono ancora in grado di riconoscere la gente. Era Micaela, ti dico, era lì. Quale motivo, Sebastiano? Non lo so, mamma, non lo so. Io sì. Volevo uccidere papà. Per favore, ma come fai a dire certe cose? Ma... E allora dammi tu un buon motivo del perché è andata lì. Io ho pensato l'unica cosa logica. Dove stai andando? Puoi restare qui con Tony? Sì, certo. Ma dove stai andando? Torno subito.
Francesca, mi raccomando, di a Leandro che deve far galoppare Fulmine. Quel cavallo è fuori forma, è troppo lento. Signorina Lilly. Sì, cosa c'è? Sua madre. Che è successo alla mamma? L'hanno portata via. Quelli della clinica l'hanno portata via. Non è possibile. Papà... No, signorina, suo padre è andato in ambulanza con lei. Bene, propongo un brindisi al nostro spettacolo. Brindo al successo. Alla fama. Alla ricchezza. Beh, a me sembra che stiate chiedendo un po' troppo. Salute, ragazzi. Salute. Complimenti, ci hai fatto una cena fantastica. Sì? Ti è piaciuta? È stata magnifica. Nel caso dovessi fare fiasco con questo spettacolo, ti aspetta uno splendido avvenire. No. Chef internazionale. No, per favore, non voglio sentire la parola fiasco neanche per scherzo. Ma ti guarda prego. Che non esiste il vero fiasco. Esistono i grandi o i piccoli successi, no? Io la penso come Roberto. Sì? Diciamo pure che un grande fiasco, uno strepitoso fiasco, è come un grande successo. Non importa come, l'importante è che se ne parli. Quindi adesso apro un'altra bottiglia di vino. Un'altra? Oh, sei riconoscibile oggi. Sembra che tu sia uscito da una gabbia. È proprio questa la parola, gabbia. Vedi, la mia casa assomiglia sempre di più a una gabbia. Quindi voglio fare un brindisi alla libertà. Giusto, alla libertà. Alla libertà. Dimmi la verità, secondo te c'è un piatto più buono della pizza? Forse per me mangerei pizza tutti i giorni. Mm. Che c'è, non hai mangiato niente? Perché non ho appetito. Me lo dirai un giorno perché stai così? Sì, ma non oggi. Lo so che stai facendo di tutto per aiutarmi. Ma ti prego, non chiedermi di parlare perché non posso. Cerca di capirmi. Mi perdoni? Sì, certo. L'importante... No, e adesso chi è? Non mi va di parlare con nessuno in questo momento. Sono stanca. Senti, Micaela, dammi retta, non aprire. E se qualcuno per chiama? Ma che ti importa? Può essere una cosa urgente. Mi serve un po' di vino. Micaela. Micaela, ti prego, ho bisogno di parlare. Non abbiamo niente di voglio cui parlare. Che tu mi spieghi. Ti alcune... prego, adesso va. Perché sei andata in clinica? Vattene, non ho niente da dirti. Rispondi. Non hai sentito? Vattene. Togliti dai piedi. Basta! Smettetela, per favore. Non voglio trovarti mai più sulla mia strada, hai capito? Perché ti avverto che la prossima volta io ti uccido, hai sentito? Ti uccido! Fai piano. Lo voglio. Dai pure a me. Ti giuro che non ti darà mai più fastidio. Vorrei stare da sola se non ti dispiace. Avresti potuto evitare tutto questo. Lasciami sola, te lo chiedo per favore, ti prego. Ne ho bisogno. Se vuoi davvero chiudere con questa storia, puoi contare su di me. Voglio stare da sola, ti prego. A nessuno piace star solo. Non è affatto vero. A me piace stare da solo. Ho imparato a convivere con me stesso e mi trovo bene. Ma ogni tanto vorrei dividere la mia vita con qualcuno. È un grande privilegio vivere a fianco di qualcuno che amiamo. Ma c'è una cosa che non mi piace affatto, ed è mangiare da solo. Anzi, Lydia, se qualche volta mi inviterà a cena, cucinerò io. No, sai anche cucinare. Sì, sono bravissima. E che sai fare? So fare un soufflé meraviglioso. Beh, io vado da Sandra. E poi a casa. Sì, tesoro. Allora, Gabriele, parlavamo del soufflé. Glielo potrei fare domani. Mi faccia contento, la prego. Mi capita di rado di invitare qualcuno. E va bene, vedremo se sarà il caso. Scusa, ti dispiace passarmi quei libri. Lei è la madre che avrei sempre voluto avere. No. No, ti prego. Un altro figlio proprio no.
Beh, ecco. A volte noi grandi ci comportiamo... Ci comportiamo come dei bambini. Non so se faccio bene a darti un whisky. In fin dei conti, quando io faccio a botte con i miei amici, tu mi rimproveri sempre. Beh, ti rimprovero perché non mi piace che litighi con gli altri bambini. Ci sono delle cose più importanti del fare a botte, ma a volte ci si lascia trasportare dall'impulso ed ecco le conseguenze. Perché non dobbiamo seguire l'impulso? No, non dico questo. Dico che sarebbe molto meglio se riuscissimo a dominare l'impulso della collera. Quindi tu ti sei comportato male? Io mi sono semplicemente... mi sono difeso da un'aggressione. E poi... volevo fare una bella figura. Come? Amore mio. Amore mio. Michaela, Michaela, che stai facendo? Che stai facendo? Che cosa vuoi fare, Michaela? Ti prego, non fare sciocchezze. Vieni qui. Dove stai andando? Vieni qui. Te ne stai qui solo. Me lo dici che hai? Tranquilla, non ho niente. Non ho niente, sto benissimo. Vorrei tanto che ti comportassi da persona adulta e mi dicessi cosa ti succede. Per quale motivo? Perché mi dovrei comportare come un adulto? Non ti capisco, Mario. Se parlassi più chiaro, forse capirei. Sono geloso. Ma che dici? Volevi che parlassi chiaro, no? Sono geloso perché tu dedichi molto più tempo a Gabriele che a me. Passi tutto il giorno a parlare di lui. Del resto anche lui non fa che parlare... non fa che parlare di te, non fa altro che adularti. Non lo so, sarò uno sciocco, ma... ma questa cosa mi fa stare male. Mario, Gabriele è un bravo ragazzo. È molto solo, non ha mai conosciuto sua madre. A me non importa niente. Anche se non ha la madre, non ha il diritto di portarmi via la mia. Niente e nessuno potrà mai allontanarmi da te, tesoro. Gabriele ha bisogno di aiuto. E a me fa molto piacere poterglielo dare. Siamo amici tutto qui. No, mamma. No. Gabriele può essere amico mio, può essere amico di Franco, amico di Michaela se vuole, però amico tuo no, mamma. Amico tuo non l'accetto. Michaela? Michaela, che è successo? Niente, mamma, niente. Arifasa era nata con il labbro leporino. A 13 anni non era mai andata a scuola. Tutti la prendevano in giro perché era diversa, perché non poteva parlare come gli altri bambini. Sei stupida, le dicevano. Arifasa non era stupida. Non riusciva a parlare e a mangiare bene. Si vergognava. Guardala adesso. La sua vita è cambiata con un intervento chirurgico dei nostri volontari medici. Anche tu puoi donare un sorriso che durerà per sempre. Basta una donazione di soli 15 euro al mese. Migliaia di bambini poveri hanno bisogno del tuo aiuto. Chiama il numero verde 800 97 3249 per porre fine alla loro sofferenza e alle loro lacrime. Oggi non riusciamo ad aiutare tutti i bambini bisognosi di cure e i loro genitori sono disperati. Ci spezza il cuore dover rimandare a casa alcuni di loro. La tua donazione di soli 15 euro al mese può fare la differenza. Il tuo aiuto può cambiare una vita per sempre. Chiama il numero verde 800 97 3249 oppure visita il nostro sito operationsmile.it e dona oggi stesso il sorriso ad un bambino.
Volevo chiederti una cosa. Io voglio chiederti una cosa. Mi faresti addosso? Come che hai detto? La più grande commedia di tutti i tempi. Lai, babe. È un lettore musicale ad alta fedeltà. I ragazzi infilano il loro... Nel lavagiporta. La ventola, poi shakera il loro... Ah, accidenti, morde. Il cast più importante mai visto in un solo film. Dai registi di Tutti pazzi per Mary e Scemo e più scemo. Obbligo verità? Obbligo. Vedi quel bambino cieco? Spegni le candeline sulla torta prima di lui. Comic Movie. Al cinema. Dalla ricerca Mentadent, Maximum Protection, un dentifricio tecnologicamente avanzato che ti offre 24 ore di protezione antibatterica. Maximum Protection, nessun dentifricio è più efficace per proteggere i tuoi denti. Approvato da ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Per un effetto lifting che si vede, Belift Rich Lifting Complex. Il trattamento di bellezza per il viso che aiuta a prevenire i segni del tempo. Grazie alla sua formula stimola la produzione di elastina e collagene con un effetto Botox-like che distende in modo naturale. Per il contorno occhi, Belift Eye Contour, ad effetto tensore delicato, oftalmologicamente e dermatologicamente testato, come tutti i prodotti della linea Belift. Belift, l'effetto lifting che si vede. Micaela, Micaela, che posso fare per te, tesoro? Niente, mamma. Nessuno può aiutarmi, nessuno. Non hai fiducia in me? Voglio stare sola, mamma, per favore, lasciami sola. Va bene, come vuoi. Che cos'è quel flacone che hai in mano? Un flacone, nient'altro. Devi tenerlo tu. No. Allora, il suo posto è nell'armadietto. Sei così scostante. Mi dispiace, ma mi sento di pessimo umore. Vedi, il fatto è che oggi è uno di quei giorni in cui mi sento sola in qualsiasi posto. Ma come puoi dire una cosa del genere? Adesso stiamo insieme. Comincia a deprimermi l'idea di essere l'altra. Ma sei tu la donna che amo, Chiara. Però sei sposato, io resto sempre e comunque l'altro. Dai, Chiara, non fare così, lo sai che ti amo. Voglio che cominciamo a fare dei progetti per la nostra vita, per una vita insieme. E in questa vita ti prometto che tu sarai l'unica. Come sogno è molto bello, Ermanno. Ma come pensi che possa fare dei progetti quando sarò sempre tagliata fuori dalla tua vita futura? Mi voglio separare da Teresa. Il matrimonio non è un giocattolo che puoi smontare e rimontare. Io credevo che tu fossi una donna moderna. Il tuo corpo forse potrà lasciarla, ma la tua mente resterebbe sempre legata a quella donna. Ormai la tua vita è con lei. Io continuerò sempre ad essere l'altra. È lei tua moglie. Se vuoi che facciamo l'amore, devi smetterla di dire queste stupidaggini.
e esci ancora. Non ti devo nessuna spiegazione, mamma. Comunque sì, esco. Vado a fare un giro, ho bisogno di pensare. Voglio stare sola. Io non voglio controllare la tua vita, Giuliana. Vorrei solo esserti amica. Sì, d'accordo, mamma. Va bene. Giuliana! Non te ne andare. Non hai neanche mangiato con me. Ti ho preparato il caffè. Ti prego, tesoro, non mi lasciare. Non ho voglia di restare da sola. Che ti succede, mamma? Io ho tanta paura. Finalmente sono riuscito a far addormentare quella piccola peste. Adesso ti dispiacerebbe spiegarmi che cosa ti è successo? Te l'ho già detto, Lily. Si è trattato semplicemente di un piccolo malinteso. Perché ti sei arrabbiata? Hanno ricoverato la mamma. Papà ha aspettato che uscissi di casa per farlo. L'hanno portata di nuovo in clinica. Lily, forse... quello che sto per dirti potrà sembrarti duro, però è esattamente quello che penso. Forse tua madre ha bisogno di un posto specializzato dove l'aiutino. No. È mio padre che vuole a tutti i costi che lei rimanga in clinica. Ma che dici? Nessuno può volere una cosa del genere. È impossibile. Lily, tuo padre è una brava persona e sono sicuro che prima di prendere una decisione del genere avrà riflettuto a lungo, avrà sofferto molto. Non lo so. Non lo so, Sebastiano. Ho sempre avuto l'impressione che mio padre volesse liberarsi di lei. E invece mia madre ha sempre lottato per restare accanto a lui. È tutto così difficile. Troppo difficile. Che cosa posso fare? Mi sento così impotente. Non lo so, Lily. Non lo so. Io so che tu ce la farai. Ne sono sicuro. Trovare più scuse, la verità mai più nera.